qua giù. In questa terra di disperati, dove non servono gli avvocati, non ritornarci più. Inutile piangere sul latte versato. A proposito di latte, questa sono io, la mucca. No, non sono rifatte. Che avete da guardare? Al momento sono in fase di trasloco. Ho perso la casa per colpa dei più perfidi ladri di bestiame di tutta la zona. La banda di Alameda Slim e i fratelli Willy. Non so come, ci rubarono sotto il naso tutta la mandria e poi... sparirono, senza lasciare traccia. Dopo quella tragedia, il vecchio Abner dovette cedere la fattoria. Sottoscritta compresa, per l'appunto. Ma per quanto male vadano le cose, c'è sempre qualcuno che se la passa peggio. Lui, per esempio. Ehi, Maggie, eccola giù la tua nuova casa. Oh, lì producono latte e formaggio. Ora sì che ragioniamo. Spero che non siano in fissa con latte scremato. C'è un posto che tu scoprirai, dove c'è il sole e il fiume scorre più dolce che mai. Vicino a Nebraska è pura poesia, l'angolino più sereno che ci sia. Io so dov'è, vieni perché la pena di vederlo, credi a me, è un posto speciale, è lì che vivrei, ogni cosa è proprio come la vorrei. Anche le api svolazzano in pace, ed ogni fiore profuma di più. Sembra che il tempo non scorra mai, ma ti divertirai, anche il cielo sembra essere un po' più blu. È ora che ti assuma delle responsabilità in questa fattoria. Davvero? Grazie, Mrs. Calloway. Non ti deluderò. Piantatela, mini prosciutti ambulanti! Calma, calma. Avverto una forte energia negativa qui. Quel barattolo è nostro e se l'ha preso già. Io adesso va dicendo che è il suo. Non ha alcun senso giocare a scaricabarile. Il vostro è un problema organico e come tale richiede una soluzione olistica. Tu il concetto di fattoria non l'hai capito, sbaglio, signorinella? Testarda. Oh, non darti pensiero. Sono certa che si ambienterà in un batter d'occhio. Grazie di nuovo e buona fortuna. Mrs. Calloway! Oh, Mrs. Calloway! Mrs. Calloway! Mrs. Calloway! C'è un'esplosione al cancello! Non è il momento, Audrey.
bocca voi, Maggie. Tre volte vincitrice del premio Coppa d'Oro e del concorso Miss Giovin Giovanità. Una specie di soufflé ad angolo di paradiso. C'è il microfono? Buongiorno, Margaret. Che gradevole sorpresa che un'altra bovina si aggiunga alla famiglia. Farsa. Io sono Mrs. Callow. Ciao. E lei è Grace. Ciao. Temo che qui non troverai applausi e trofei, ma solo il frutto del nostro serio ed onesto lavoro. Ciao. Basta manovalanza, eh? Mi ricordo, ci sono passata anch'io. Wow. Sei la mucca più grossissima che abbia mai visto. Se tu sei il capo qui, lo prenderò come un complimento. Altrimenti dovrò sedermi su di te. Mamma! Dai, stavo scherzando. Yuppo, che roba è quella che hai dentro l'orecchio? Ecco, per te una bella mela. E non fare la fine della porchetta. Ehi, un momento. Anch'io ho una cosa dentro l'orecchio. Questa è per me. Ah, che bontà. Maggie è proprio una mucca divertente. Oh, insegnare ai maialini certe cose. Come se non fossero già di per sé sporcaccioni. Sospeso. Perdono un sacco di soldi con gli allevatori che falliscono ogni mese. Dicono che se non paghi entro tre giorni, mettono all'asta angolo di paradiso. Che cosa? Oh, no, ma non possono togliermi la fattoria. Ho superato la siccità e il gelo. Sam, io... Sam, questa è casa mia. Mi dispiace, Pearl. Mi dispiace davvero. Grazie, ma... questo non basta a salvare la mia fattoria. Bravo, Buck. Sarai orgoglioso di te stesso. Sì, lo ammetto, modestia a parte. Sai, Pearl, una soluzione ci sarebbe. Possiedi le bestie migliori di tutta la contea. Se solo ti decidessi a vendere qualcuno dei tuoi animali, avresti... Non aggiungere altro! Sono la mia famiglia e non si vende la famiglia. Buona, buona, non ti agitare. Meglio che te ne vai se non sentirai parole che una signora non dovrebbe mai usare. Oh, spegni la mezza. Fuori di qui. Questa è ancora casa mia. Sparisci. Ho detto sparisci. Era un consiglio da amico. Non ho davvero più la forza di reggermi in piedi. Mi dispiace, ragazzi. Sono disperata, non so più come cavarmela. Ecco, non ci sono dubbi su quale sarà il nostro destino. Jeb, non cominciare. Finiremo tutti arrosto. Jeb? Perché? Perché non lo sai che in città la gente mangia gli animali? Ma chi mangerebbe mai un pollo? Coraggio, ragazzi, ci sarà pure una soluzione, no? E quale? Io non ne vedo nessuna. Oh, non vale, fine della fiera. La fiera? Ottima idea, Ciccio. Olli. Olli. E sarebbe?
questa. Che pensereste se vi dicessi che tutti voi potete vincere un bel po' di grana e vivere per un giorno l'emozione della grande città partecipando alla fiera della contea? Oh! Grazie per il suggerimento, ma... Silenzio! Noi... La parola alla nuova mucca! La nuova mucca! Via, Mrs. Calloway, guarda che bestie sode e grasse abbiamo qui. È un potenziale da sfruttare. No, ma dai! Allora, la fiera c'è tra 2 settimane. Io dico di andare in città a lavorarci un po' il cavallo dello sceriffo e convincerlo a darci più tempo. Che cosa aspettiamo, Maggie? Andiamo! D'accordo. Che ne dici, Calloway? Assolutamente no. Non abbandonerò Perle nell'ora del bisogno per un piano così ridicolo. Pensate al suo dolore se dovessimo partire. Per quanto mi riguarda, il discorso è chiuso. E va bene. Fa come ti pare. Andiamo, Grace. Abbiamo una fattoria da salvare. Devi perdonarla, sai? È solo un po' nervosa. Nervosa? Ma che produce quella là? Panna acida? Andare in città. Di tutte le idee che ho sentito, questa... Allora, che avete da guardarmi così? So cosa pensate. Che Maggie e Grace hanno bisogno della mia presenza vigile e attenta perché non perdano la retta via. Non dite altro. Vado anch'io. Vi prego, niente lacrime, vicini miei. Mi si spezza il cuore davanti a certe manifestazioni emotive. Signore? Mrs. Calloway. Ma guarda, perché avete cambiato idea, vostra grazia? Eviterei di parlarne. Se ne state piccini. Buona fortuna, ragazzi! A presto! Ah, sono Carmen a Prodo! Tornate, presto! Se mi fai fare un giro col tuo cappellino. Certe osservazioni volgari andranno bene per te, ma noi preferiamo un approccio più delicato. Sarà come dici tu, ma mettiamole una scarpa in bocca. Si stanno avvicinando gli avvoltoi. Ehi, non è un lamento di morte! Sei sicura? Noi possiamo aspettare. E quando vedrà la nonna, se peggiora ti informo. Falso allarme, Clem. Ricevuto. Casomai. Ehi, Maggie, Mrs. Calloway, come faremo in città a trovare l'ufficio dello sceriffo? Elementare, cara Grace. Se troviamo Buck, troviamo lo sceriffo. Mm. Quel cavallo si ritiene una leggenda galoppante. Così siete convinti di avermi in pugno, eroe. Faccia a terra! Come si fa a vivere così? Che facciamo? Guardate in cielo, sì!
scelto un momentaccio. Barili di whisky.
Maggie, il tuo piano è un cambio al conto, te lo dico io. Smettetela, avete pace. Avanti, basta. Dannazione. Ehi, Mandriano, controlla le tue bestie. Qui vogliamo la pace. Non è questo che avevo in mente, ma va bene lo stesso. Forse andrà bene per te, ma non per me. Addio, prenditi cura di Rico. Pascolaccio come questo. Dovete ignorarmi e forse andranno via. Sembrano dei così bravi ragazzi, ci potrebbero aiutare. Ma certo che vi possiamo aiutare. Magari ci possiamo aiutare a vicenda. Datti una calmata, toro scatenato, siamo qui per motivi di lavoro. Oh, interessante, di che lavoro si tratta? Siamo in cerca di un ladro di bestiame di nome Alameda Slim. Grace! Ho solo risposto alla domanda. Slim? Ma Slim non esiste, serve a spaventare i vitellini che fanno i capricci. Cos'è stato? Saranno Slim e Willy. Slim e Willy? No. Niente paura, dolcezza, ti proteggo io. Hai 2 secondi per togliermi di dosso quello zoccolo, prima che te lo spacchi dal ginocchio. Oh, mi scusi, l'avevo scambiata per la biondina. Forza, ragazzi, andiamo a casa. La resa dei conti. Copritemi! Con che cosa? Albe, silenzio, imbecilli! Abbiamo del lavoro! Ascoltate bene! Qui c'è qualche truffatore che vuole essere il migliore! È convinto di ingannare il mondo intero! Ma non ha capito che nessun ladro batte me! Ho un segreto di cui vado molto fiero! Adoro il furto! È un gran divertimento! Ho un trucco che è davvero un portento! Ma solo io le dono! Un metodo più semplice non c'è! Grazie allo io che sono qua davanti a me! Con l'ipnosi amabile si prende le più belle, solo quelle la cui taglia è una eccezione. Ogni mucca viene via non torna più, grazie al mio siete pronti ragazzi? 5.000 capi di bestiame nella bocca! Thank you.
qua avresti preso quel ladro con le mani nel sacco. Avete visto niente prima che arrivassi io? No, purtroppo no. Ci eravamo appena seduti per cenare quando di colpo abbiamo perso i sensi. Allora, quando vi ho detto copritemi, qual è il punto che non era chiaro? Come vi sentite? Non so, ho l'impressione di aver sognato. Già, Slim ha iniziato a cantare e all'improvviso io non ho capito più niente. Cantare? Per me non era un canto quello. Io ho un certo orecchio per la musica. Ah, certo. Grace, a proposito del tuo orecchio da vecchi. Circolate, lo spettacolo è finito. Oh, no. Così ostacolate le indagini della polizia. Ecco Rico, sto arrivando. È tutto sotto controllo. Sì. Non mettetemi in imbarazzo davanti al mio collega, vi prego. Tu e lui sareste colleghi. Di un po', come funziona esattamente? Lui ti porta a passeggio nei giorni pari e tu in quelli dispari? Ehi, lui mi ha scelto appositamente perché ho le doti essenziali per catturare la preda a cui diamo la caccia. Voi ragazzi tornate in città. Sì signore, dobbiamo fare rapporto allo sceriffo. Riportategli il cavallo, fa troppo il giocherellone con le mandrie. E questo ragazze è ciò che rende me e Rico due parti identiche della formidabile spietata macchina. Anticrimine? Certo, è come nasci tu. Bene, bene, bene. Stallone, non che sia un'esperta, ma a naso l'unica lotta contro i malvagi che tu puoi sostenere è mentre dormi. Oh, attento, Buck! Ti vogliono colpire al fianco! Tu sei un Buck! Per favore, lascia stare quel povero animale! Buck, mi rendo conto che per te è stato un trauma, ma se vuoi unirti alla nostra spedizione per catturare Slim, ne saremo più che felici. Tuttavia, ritengo necessario fare prima un discorsetto su come va gestita la tua aggressività. Non aiuterei delle bovine bullette come voi, neanche sotto tortura! Ecco, vedi, è di questo che stavo parlando. Grace! Ciao. Avanti, ragazze! Andiamo a prendere Slim! Avanti, ragazze! Andiamo a prendere Slim! Povere illuse! Io potrei catturarlo anche con uno zoccolo solo! Ehi, un momento. Perché non lo faccio? Sì! Con o senza collega, io lo farò! Ehi! Ma che paranoico! Ecco, bambina, basta scampionare! Ehi, attento! Dove pensi di andare, rondino? Voglio acchiappare quelle stofante, così Rico vedrà quello che valgo. Perciò ti diamo alla fattoria, perché Slim è mio! Largo gli eroi! Stanno attenti tutti! Prendi questo! Questo! Troppo forte, sei un mito! Una seccatura non indifferente. Ma come si fa a competere con quello scalmanato? Guarda il lato positivo, Mrs. Calloway. Abbiamo sempre la nostra arma segreta. L'arma segreta? Il meglio di noi bestiame può ciuffare un ladro di bestiame? Già, è un ragionamento inattaccabile anche da te. Va bene, come l'ho detto. Sai, Grace, Maggie adora sentirti cantare. Cantale una canzone. Questa me la paghi, Calloway. $5,000 del Texas. Niente male per una notte di lavoro. Scegli un colore. Ho detto niente male per una notte di lavoro. Grazie. E a giudicare dal marchio che hanno, direi che queste sono le ultime bestie della fattoria del vecchio Tobia. Il vecchio Tobia ha una fattoria? Ia, ia. Eh sì, ne aveva tante di bestie. Ma ora che non può più mungere niente, quel povero idiota finirà sul lastrico. E al momento giusto comparirà un ricco possidente a comprarsi tutta la sua terra. Tu chi sei? Che cosa hai fatto, lo zio Slim? Ora te ne pentirai, signorino belle brache. Sono io, pronto. Questo qui è il travestimento che uso per intrufolarmi nelle aste e comprarmi tutte le terre. Stupide scimmie senza cervello. Cribbio, sarai l'uomo più ricco di tutto il Far West. Sì, ma ciò che veramente mi scalda il cuore è guardare quei bifolchi che soffrono. Anni addietro lavoravo nelle fattorie più belle dell'intero paese, ma quel branco di zoticoni non sapeva apprezzare il mio talento. Magari non gradivano il tuo canto. Il mio canto? I canarini cantano, le donnine del saloon cantano, i mocciosi che piagnucolano sempre cantano. Io ho fatto lo yodel, e lo yodel è un'arte! Allora magari non gradivano il tuo yodel. Non starli a sentire, zio Slim, tutti amano lo yodel. Certo, è uno dei canti più allegri, buffi, ridicoli, demenziali di tutto il Far West.
questo, facendo in modo che quel petto di terra sfocca il mio sguardo? Questo è il mio posticino preferito. Che c'è? Si chiama Angolo di Paradiso, zio Slim. Lo metto alla nostra giovedì mattina. Giovedì? Prendi nota. Giovedì mattina, dopo aver venduto questa mandria. Ma è solo una fattoria vecchia e cadente. Ah, per me non ha importanza se mi devo vendicare. Ogni singolo acro conta. Le mucche non dovevano tornare alla fattoria. Ma che succede se non tornano più a casa? Oh, ma torneranno, vedrai. Col cavolo! Sappiamo tutti che non torneranno mai. Questo non puoi dirlo, Jeb. È vero, si sa infatti che i bovini sono gli animali più furbi e intelligenti di tutto il Far West. Sì, ha ragione lui. Non ci vuole una mucca per capire che hanno visto la mala parata e hanno pensato bene di defilarsi finché c'è ancora tempo. Che cosa? Ah, no, ti ho ingannati, ti ho mascherato. No, no, sei stato padre. Di tre carissime amiche. Audrey, ricordi quando Grace ti ha detto che è nato prima tra l'uovo e la gallina? E Jeb, Mrs. Calloway intervenne subito quando la testa ti rimase impigliata in quella scolacchiera. Lasciami in pace! E con Maggie avremmo vinto alla fiera della contea. Personalmente, sono convinto che possano ottenere qualsiasi cosa quelle tre mucche. Agli uno prendi quattro. Beh, se devono fare qualcosa, che la facciano in fretta. Mi dispiace tanto, Pearl. È una vergogna, davvero. Holly, non so cosa è peggio. Cedere la fattoria al miglior offerente oppure pensare che le mie tre ragazze sono chissà dove, sole e impaurite. Venite, ragazze! Ci siamo, il sudore è sempre più forte! Sì, la prenderemo! No, non può essere! Si ricongiungeranno e allora. Oh no, scompaiono! Svelte, ragazze, non perdiamo la traccia! Quale traccia? Io non vedo niente! Una riunione! Presto sulla collina!
Già. Meglio così. Tanto la vostra fattoria non sarebbe mai diventata la mia vera casa. Sarai di partenza. Mm-hmm. Dov'è che andrai? Oh, a vedere il Grand Canyon, sai com'è. Vedi lo Utah e poi muori. Aspetta un minuto, dov'è Grace? Ciao! Oh! Meno male che siete svegli. Venite a vedere che cosa c'è qui. Oh, santo cielo, da dove viene questa roba? È verde, rigogliosa e anche gratis. Zitto e mangia. Quanto a voi, signore! Vedo che avete già prestato l'antipasto! Le belle donne hanno sempre un gusto appetito! Stammi a sentire, l'estofante. Ma non è un estofante, Mrs. Calloway. È un autentico sciamano del deserto, la nostra amica spirituale. Sciamano, cuoco, cameriere e lavapiatti. Il coniglio è tutto fare al vostro servizio. La gente del posto mi chiama Lucky Jack. Eh già, ci venivano da lontano per dare una bella toccatina alla mia zampa fortunata. Succede sempre così. Allora, che dicevo? Ora lo metto sul fuoco e sarà pronto in un baleno. Senti, noi non mangiamo carne di nessun tipo. Siamo contrari per principio. Magari ceneremo con te un'altra volta. Vedi, io e Grace dobbiamo tornare alla fattoria per un ultimo addio. Già. La separazione è sempre un dramma. Come vi capisco, amiche, come vi capisco. Tempo addietro avevo anch'io una casa. Si trovava nella vecchia miniera. Un bel posto. E noi conigli eravamo lì da intere generazioni. Poi un giorno è arrivato un mascalzone. Si è piazzato in casa nostra e ci ha buttati via. Come il purè di patate avanzato. Perdonaci, giovanotto, ma ora dobbiamo proprio andare. Aspetta, eccolo lui. Slim, vuoi dire che quel verme schifoso si nasconde nella miniera ed è lì anche adesso? Senza alcun dubbio. Maggie, che stai pensando? Senti, io ho un conto in sospeso con quel luridissimo farabutto e niente da perdere. Ma è pericoloso andare in cerca di Slim da sola. Ehi, ho sempre l'amico coniglio. Non hai soltanto lui, Maggie. Ci siamo anche noi. Oh, no. No. Noi ci atteniamo al programma e torniamo subito a casa. Un momento, voi due. Lo so che sembra assurdo, ma Grace ha detto una cosa giusta. Grazie. Voi volete i soldi e io voglio vendicarmi di Slim. Se uniamo le forze non avrà scampo.
Voi intascate la ricompensa, io sloggio dalla fattoria e non mi rivedrete mai più. Ci stai? La tua capacità di persuasione è a dir poco inquietante. Ci sto. Ah, mucche a caccia di taglie! Ora le ho viste tutte! Muoviamoci, signore! Qualcuno aspetta una bella batosta! Ogni cowboy quando giunge la sua ora viene a morire in questa prateria. In questo luogo di terrore non si perdona nessun errore. Restare è follia. Rivediamo il piano per l'ultima volta. Chi sono io? Lo zio Slim. Esatto. Adesso mi metto il cappello, poi aggiungo gli occhiali da vista. Ah, ma tu chi sei? Lo zio Slim. No, sono sempre io. Possibile che non riusciate a capire, c'è trolle. Oh, sembra puntuale il signor Weasley. Bene, ora largo l'uomo più importante del mercato nero del bestiame. Rifatevi gli occhi, solo per voi 5.000 capi su un vassoio d'argento, signor Weasley. Il nome è Weasley. Allora, Slim, che ne dici di darti una mossa? Voglio caricare immediatamente le bestie sul treno, intesi? Coraggio! Sì, sì, esattamente. Appena finisco di contare. Bravo, Lucky Jack, ci siamo! Tanto di cappello, giovanotto. Ci hai portato qui tutte intere. Provare per credere. E io non credo a quello che vedo. Ah, ma è Buck. Già, il brocco dei brocchi. Io sostituisco i cavalli che si stancano. Solo le mucche. Senti, amico, forse non capisci la mia situazione. No, sei tu che non capisci. Perciò te lo dico un'altra volta. I soli quadrupedi che entrano qui sono le mucche. E soltanto le mucche. Andiamo, non essere così fiscale. E ora che c'è? Oh, e tu che ci fai qui? Scusa il ritardo, ci siamo distaccate dalla mandria. Prego, bellezza, di che ti manda Junior? Oh, salve, collega! Bel cappello. Che impertinente. Permetti, ronzino, io dovrei passare. Ehi, ma come sarebbe? Perché loro possono entrare? Sono mucche. Che? E che c'entra il coniglio? Beh, è evidente che lui li accompagna. Ma anch'io sto con le mucche. Sì, ehi, mucche, fermi, aspettate. Dovete dire a questo qua che mi conoscete. Ma certo, siamo vecchi amici. Dai, guardi, grazie, quella col cappellino. Andiamo, sono il vostro amico, Buck. Buck, Buck. Oh, Buck. No, mai sentito nominare. No, no, aspettate, un momento, fermatevi. Non potete fare così. Stanno scherzando. Vedi, il fatto è che... Ehi, io sto con le mucche. Non vorrei farti male. Rico. Devo andare. Ma ci facciamo un piatto di paglia e fieno quando capita. Ti saluto. Largo agli eroi. Qual è il piano? Allora, vediamo un po'. Voi due attirate la sua attenzione, mentre io gli piombo alle spalle lo spacco del carrello. Poi lo leghiamo e lo consegniamo alla giustizia. E per maggior sicurezza gli diamo una botta in testa con questo qua. C'è un bel cervello sotto quel cappello. Oh, scusa, ma non ho capito niente. Oh, Jack, è semplice. Carrello, botta, corda, cattura, giustizia. Dai, Jack, focalizza. Questo non è il momento delle divagazioni filosofiche. Molto bene, sono ancora in tempo. Salve. Sempre a guardia del forte, eh? Sì, infatti. Perché? Senti, sono qui per avvisarti. Sai, da cavallo a cavallo. E guarda Rico. Appena prenderà quel furfante, se ne andrà di corsa a intascare la taglia. Allora? Allora, per arrivare il prima possibile, gli darò giù di frustino. E ti assicuro che non si vergogna ad usarlo. Il frustino? Ci siamo capiti. E non dovrai portare solo Rico, magari, ma anche quel fuorilegge. Dillo, hai visto quanto è grosso? E allora che faccio? Scappa! Vabbè. Dai, corri come il bello, fratello, e stampati la vita! Coraggio, fatti la vita! Lezioni da quel babbeo di un bufalo. Oh, oh. 1420, 1440, 1435, 4236, 4300. Non puoi contare a bassa voce? Per favore. Devo ricominciare da capo. Eccolo là. Forza, muoviamoci. Un momento. Avete dimenticato?
597. No, un momento. Non avevi detto 5.000 capi tonni? E sono 5.000. Si è sbagliato a contare, è tutto qui. Eccone una, è lassù. E altre due non saranno lontane. Ci penso io. Vedrai che spettacolo. Lo yoga è un'arte. Allora Slim, come ne usciamo? Forse è una mucca che non apprezza l'arte. Inerudita! Silenzio, so di come. Non si è mai visto un bovino che resiste al mio fascino. Arrivare tardi per la macellazione.
possibile anche quello! Ma forse lo sono, capito? Chi sono i veri eroi? Calma, riflettiamo, e se fosse un trucco? No, non è un trucco, è un miracolo! Andiamo! Così pensavate di aver vinto voi, eh? Errore! Più cervello e meno muscoli. D'accordo. Forza, Calloway! Riporta! Questa è la fine di Rico. Brava! Brava! L'hai steso come un tappeto! Oh, figurati. Una sciocchezza. Ad ogni modo non è servito a niente. Quella carogna di Alameda Slim ha già spiccato il volo. Ha ragione. Se non ci spuntano le ali non faremo mai in tempo a tornare a casa. Non sono le ali che ci occorrono. Questo treno passa vicino ad Angolo di Paradiso. Secondo me quell'erba ti ha dato al cervello. Come si fa a guidare questo trapiccolo? Come? Come? Ti dico io come si fa. Come quando abbiamo lasciato la fattoria per l'ignoto. Come quando ci siamo scontrate con quei mostri che ballavano. E come quando abbiamo affrontato l'immensità della prateria senza un po' di cibo né una goccia d'acqua. Abbiamo preso Slim una volta e lo prenderemo ancora una volta. Chi è dalla mia parte? Coraggio, siete qui, siete liberi! Possiamo aiutarvi? Possiamo aiutarci a vivere? Ciao, venite a trovarci qualche volta. Grace! Oh no! È l'espresso del mattino! Ehi, aggiungiamo lo scambio! Ti ho già capito, nonno! Salta su! Corri, somaro! Al campo! Diventano proprietà del signor Yancy O'Dell. È un piacere trattare affari con voi. Mi chiamano anche Jack lo spaccatore. C'è ancora una piccola formalità da sbrigare. Ecco, una firma qui e la fattoria è tutta sua. Grazie infinite, sceriffo. La fattoria! Casa, dolce casa! Ma che curva, terribile curva! Presto i freni! Troppo tardi! Ma così usciamo dai binari! E che abbiamo fatto finora? Sarà una catastrofe! Adesso tutta la terra appartiene a me. 5 centesimi per questi. E va bene, allora, chi ne offre 2? 2 centesimi? Oh, calma, non si fanno così da perché. Oh, ci sono i cinturoni! Piombare con un treno sulla mia proprietà! Non è possibile. Barba, dove siete? Ragazzi, qui è ora di passare all'artiglieria. Ma cosa... Dove sei? No!
fine il resto. Nessuno può scherzare con le ragazze di Perry. Bovine, pronti il latte? Scherziamo. Fatelo via, ragazzi. Ora ti piace un completino a righetto. Le tue mucche non possono farci niente coi soldi della taglia. Perché non li adoperi tu? La fattoria è salva! Dov'è Maggie? Non posso crederci, se ne è andata. Mi mancherà tanto. Anche a me, Grace. Con i suoi modi e la sua testardaggine ha rischiato la vita per noi. E non siamo che degli estranei. È stato un privilegio conoscerla. Era una mucca come poche al mondo, malgrado quelle sue raccapriccianti elisioni corporee. Era squisito. Maggie! Facevo l'ultimo spuntino prima di partire, quando ho sentito tutte le cose belle che dicevate su di me. Sapete, quasi quasi mi trattengo per un po'. Perché non resti per sempre? Beh, dipende da te, Calloway. La stalla è abbastanza grande per tutte e due. Solo se sarò io a portare il cappello. Yeehaw! Avanti, muovetevi, ragazze! L'ultima che arriva dorme in piedi. Oh! Coraggio, un bel sorriso! E fu così che alla Meadow Slim, il più famigerato e temuto ladro di bestiame, venne catturato e smascherato da tre insolite mucche salate. Dannazione, Jeff! Perché non spacchi il tuo tutto? E tu perché non esci dal mio barile, specie di mezzo coniglio buono solo per gli avvoltoi? Stavo lì, stavo lì, stavo lì, stavo lì, finalmente, Jeff, ho trovato un amico! Eccole, sono tornate! Ottimo lavoro! Ehi, salve, bellezze! Ehi, Perry, tre regine, due re! Abbiamo fatto full! E qui c'è il jolly! Oh, yeah! Vieni e poi, resta se vuoi, tu stupendo, il posto giusto, perfetto per noi! Se vieni a trovarmi, non hai idea, ogni cosa perdere tempo, qui tutto è magia, è il più dolce paradiso che ci sia. It's a high.